Gli agrigentini non perderanno l'ospedale San Giovanni di Dio. La notizia non ancora confermata sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Per questo si aspetta di conoscere tutti gli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti in queste settimane dagli esperti della Protezione Civile Nazionale guidati dal professore Mauro Dolce. Da fonti certe però si è appreso che dai primi risultati i materiali utilizzati per la costruzione della struttura ospedaliera non sono conformi, ma pare sufficienti a garantire la sicurezza dell'ospedale San Giovanni di Dio. In pratica l'esito delle perizie tecniche ha confermato la tesi della procura per quanto riguarda l'utilizzo di cemento depotenziato nella realizzazione dell'opera, tuttavia in quantità tale da garantire lo stesso la staticità dell'edificio in caso di eventi sismici. Se come appare quasi certo gli agrigentini non perderanno il presidio ospedaliero, è evidente che serviranno in alcuni punti dell'edificio interventi di consolidamento per garantire l'assoluta sicurezza della struttura. Le indagini coordinate dal professore Mauro Dolce e disposte dal responsabile giudiziario dell'ospedale San Giovanni di Dio Guido Bertolaso sono stati completati giovedì scorso, effettuati 130 carotaggi e 450 punti di prove non distruttive. La proroga di 2 mesi dello sgombero dell'ospedale San Giovanni di Dio concessa dalla procura scade il 24 ottobre prossimo.